Snoopy, no, c'è una cosa che stasera non devi fare, ovvero salire sul letto, perché se no siamo una merda. Snoopy, no. Cioè, tu il microfono poi va a puttana, Snoopy. In diretta, il bacio al cane. Allora, 60 minuti. Partiamo dicendo che ci scusiamo, perché comunque questo video esce con una settimana di ritardo. Cioè, la finale veramente c'è stata una settimana fa. Bravi tu. Comunque signori, a parte gli scherzi, questo video sta uscendo quasi con una settimana di ritardo, vi chiedo scusa, però purtroppo con la programmazione ho avuto dei problemi, ma oggi, non domani né ieri. Poi dipende anche da quando lo vedete, okay. Magari è stato ieri, però lo vedete oggi. Comunque oggi. Siamo qui, non so se per l'ultima volta, ma comunque per un lungo periodo, per l'ultima volta, col bomber Zlatan, che tette che c'hai. Grazie zio, grazie. Che sta per partire per Londra, partirà più o meno per un anno, quindi fategli in bocca al lupo, fategli gli auguri di buon viaggio qui sotto nei commenti, hashtag buon viaggio Zlatan, oppure hashtag Isis fallo fuori anche. No, perché mi devi essere così. Per quello sei sul cazzo. È vero, è vero. Cioè spero che ti stiano loro sul cazzo, specialmente ragazze e non il contrario. Speriamo. Potrebbe essere. Ma comunque cominciamo. Voglio rivedere la Fabio. Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale, perché fino a qui ci siamo, però con un ospite specialissimo. Ho sentito analissimo, c'è un po' la cosa grave insomma. Niente, comunque siamo qui con Rudy Zlatan per parlare assieme a un vero intenditore di calcio, perché se ha tanti difetti questo è un pregio. Grazie ragazzi. Di appunto la finale di Champions League. Allora, tu te l'aspettavi così Rudy? Devo essere sincero, no. Assolutamente. Okay, okay. Scusa un attimo perché ti interrompo. Ovviamente la serie è il mio pensiero contro il pensiero web. Non l'ho detto, mi sento un po' gabbo. Mi sento un po' gabbo in questo momento. Perché gabbo tu non lo sai, però in realtà sfaciola completamente i suoi video. Lui sta a parlare di una cosa, poi fai voli pindarici per parlare di un'altra cosa. Un saluto a Gabbone. Comunque un saluto a Gabbone. E vi ricordo che dopo domani io, il Gabbone Nazionale, Sequel, gli SR Music e altri ospiti saremo insieme al ristorante Le Streghe. Volantino che sta comparendo su Zlatan. Voi in questo momento non state vedendo Zlatan, ne state vedendo il volantino. Quindi dalle 19 in poi prenotate se non avete ancora fatto, perché c'è ancora posto. Tanto io me ne vedevo. Ma adesso facciamo i professionali per favore. Assolutamente. Ok, a posto. Partiamo. Allora, tu hai detto non te l'aspettavi, giustamente. No. Sinceramente neanch'io. Tu pensavi onestamente che potesse prevalere la Juventus? Io pensavo fosse l'anno della Juventus. Per tanti aspetti, no? Per tante cose, per sorteggi, per fortuna, per comunque quadratura di squadra, comunque maturità. Le varie coincidenze, ad esempio ogni 7 anni l'Italiana vince la Champions. Sì, c'erano tante la cose. La sfida al Barcellona, tante... Però anche vedo 7 finali perse, comunque sì, quello è tutta una cosa che torna. Però, giustamente, ne stavamo parlando io e lui prima, quello che mi dicevi, tra le tante il Real poteva essere la meno affamata. Perché comunque esatto, io penso ha vinto che... 3 finali ormai negli ultimi 4 anni. Io penso anni. Che se si vuole vincere la Champions, un cammino più facile di quello della Juve è difficile trovarlo. Perché comunque si ha affrontato Porto agli ottavi di finale e il Porto è una squadra... Ok, la Roma c'è uscita, io sono romanista, quindi abbiamo fatto proprio... ci siamo uccisi da soli. Sì, quello è vero. Poi il Barcellona che comunque si è visto che aveva un alto e basso clamoroso, ha fatto il record col Paris Saint-Germain. Non sminuendo assolutamente, perché so che molti ventini seguono, l'impresa della Juve. Hai comunque buttato fuori il Barcellona. Però pensiamoci, il Barcellona aveva comunque già preso 4 gol a Parigi e poi ha rimontato sì, ma è come se il Paris se li fosse fatti da soli quei gol. Cioè nel senso, si sono messi tutti dietro, difendendo peraltro molto male, e quindi rigori regalati, questo o quell'altro, ci ho fatto anche un video che vi lascio qui sopra nelle schede. A insomma. Me infatti la sensazione che c'è stata da parte mia è stata proprio quella di fare arrivare in qualche modo sia Real che Juventus in finale. Poi è chiaro, ognuno potrebbe fare sì, tutti a pensare ai complotti. Sì, no, la Juventus ha meritato, la Juventus era veramente forte. Però quello che dico io, se vado ad analizzare poi quello che è successo, ho visto un Real che è passato col Bayern regalato con tanti errori arbitrali. Juventus che ha incontrato solo il Barcellona che ha fatto un attimo prima il record in Champions League di superare il turno con maggiore numero di scarto, quelle cose lì, quando gliel'hanno regalata. Quindi mi sono fatto un pochino i miei discorsi e ho detto ma... secondo me questa finale è un pochino, non voglio dire acchittata, però diciamo l'hanno messa sui binari giusti per poterla fare, per poterla disputare. Una cosa che se volete non prendere questo discorso come per vero, perché ci sta,
Vi dico comunque che un cammino più semplice di questo, difficile che si trova in Champions League. Hai battuto bene, è una grande squadra. Sì, io dopo soprattutto l'andata e il ritorno, perché poi anche secondo me a Barcellona la Juventus è stata perfetta da quel punto di Sì. vista, Io perché si è difesa ma non tra troppo. virgolette ho giocato il 2 della Juventus a quella Ma partita. io me E me l'aspettavo, perché l'aspettavo. comunque la Juve ha attaccato, ha avuto anche Sì, delle cioè, ho avuto occasioni, più quindi occasioni. cioè non, il discorso che stiamo facendo non è assolutamente per sminuire, precisiamolo, il cammino della Assolutamente. Juventus, che quest'anno era sicuramente tra le prime tre più forti in Ma circolazione. infatti mi aspettavo che vincesse la Juventus in finale. Anch'io. E vi dico la mia, perché se lo saranno chiedendo da casa, adesso abbiamo parlato un po' del sorteggio del cammino, parliamo della finale. Io un po' speravo, ovviamente poco perché sono romanista, perché non mi sta simpatica la Juventus, però speravo un po' che vincesse la Juventus questo triplete, perché comunque mio zio è juventino, quindi era anche un po' per lui, ed è successo il panico l'altra sera, avrei dovuto registrare un video reaction come ha fatto il buon Fuse Gamer, però non l'avrebbero presa bene poi alcune persone. La Juve non parte male in finale, parte molto Assolutamente. aggressiva, ma a dire di molti, il Real gioca più con la testa e ha più quella cattiveria offensiva, perché poi a quel giocatore lì, CR7, primo pallone toccato. Bisogna dire che c'è tanta differenza tra le due squadre per quanto riguarda la qualità. Perché noi vogliamo, possiamo esaltare quanto volete i vari Dybala, Higuaín, eccetera, eccetera. Ma comunque io immaginarmi un Dybala titolare del Real e non, come ha detto Sconcerti, un Cristiano Ronaldo titolare della Juve, che a me fa abbastanza ridere. Comunque la differenza ce n'è tanta, perché loro al centrocampo hanno Modric e Kroos e tu hai Pjanic, che comunque sia, sì, ottimo giocatore, Discontinuo, non è un fuori, ma ragazzi. troppo Sì, deve pedalare. Troppo deve pedalare, perché quello Kroos avrà concordo. 100 partite internazionali in carriera, Pjanic se ce n'ha 40 è grasso che cola. La chiave che poteva essere importante era la quadratura difensiva della Juve, perché comunque hanno quel blocco lì, che poi è quello della nazionale, con Buffon dietro, Barzagli, Bonucci, Chiellini e i due terzini, che sono fortissimi, perché Dani Alves E e Alexandro. Alessandro. Quindi tu ti aspetti magari una Juventus molto quadrata, Reale che faccia fatica. Però Esatto. poi in termini di qualità loro hanno talmente tanti giocatori. Se pensi che c'hanno James e Bale in panchina, io penso che la Juventus giocherebbero titolari sempre. Assolutamente, quello è vero. A me ha sorpreso veramente tantissimo la quasi facilità del Real di andare poi in gol, da quel punto di vista, perché parliamo caratteristiche che molti avranno sottolineato, sicuramente la Juve ha preso più gol in finale, 4, che in tutta la Champions League, 3. Sì, ma quello Quindi ci sta anche un discorso magari quello è un di. discorso emotivo, per carità, perché Sì, tu in prendi il partita. 2-1, 3-1 in pochi minuti, quello è un discorso a parte, nel senso, molti non la considerano, ma nel calcio è fondamentale anche la psicologia, eh? Il punto di vista Assolutamente. mentale è fondamentale all'interno del Assolutamente. Io calcio. penso che Quindi un Cristiano Ronaldo, che è abituato a fare tutte finali, prende gol, non si scoraggia. Cioè un Sergio assolutamente. Ramos non si scoraggia. È normale che quando tu fai fatica ad arrivarci, una volta che ci arrivi, la senti molto di più. Adesso Quindi questo è il nostro punto di vista, cioè che poi vediamo il mondo web. Si riassume nel 4-1 finale. Il 4-1 è sicuramente ingeneroso, nel senso il Real ha fatto la sua partita. Non è neanche giusto, secondo me, esaltare troppo il Real Madrid. No, Loro hanno fatto la loro assolutamente non c'è finale. tutta questa differenza tra le due Esatto, squadre. C'è una esatto. leggera differenza che il Real è più forte, però 4-1 è un po' esagerato, insomma. 4-1 non è la vera differenza È tra ingeneroso. le due squadre, è ingeneroso. Però a questo punto io, giustamente, sabato alle 22:40, quindi sempre quasi una settimana fa, dopo la finale, ho fatto un post e ho scritto: e io comunque sono amareggiato, ricollegandoci al discorso che ho fatto, in quanto speravo comunque per Sio, la Juventus. Real Madrid, campione d'Europa. Commenti? Possibilmente vi date bestemmie, Comunque, perché prima che partiamo, posso dire una cosa va su di me? Perché di. lui ha detto: io sono amareggiato per la Juventus. Sì. Ci sta. Io faccio parte degli altri italiani che invece hanno tifato contro e voglio spiegarvi il perché. Perché altrimenti si va sempre a finire in quel ma voi italiani dovete tifare Italia, io tifo il c***o che voglio. E vi spiego anche il perché. Io non voglio tifare Juventus soltanto per un motivo, che è questo. La vostra storia a me non piace. Storia di doping, di ladraggi, di cose. E che adesso avete una squadra forte e Buffon mi sta simpatico e quello. A me non interessa, perché io rimango su quel preconcetto lì, che purtroppo avete una storia che a me non piace. Io non vi tiferò mai. È come se noi facciamo il discorso: muore uno alle rughe,
Federico è un pregiudicato che ha ammazzato tre persone. Il primo che vanno a suonare, Federico non può dire: ma che cazzo volete? Hai ammazzato tre persone, stai zitto e venivo da te. Se a te c'è avuto doping, EPO, calcio scommesse qua, Vero, vero. 2006, e te veniva a rompere le scatole a te, il primo rigore regalato, Hai ci appena devi sta detto zitto. dove abito, però. Comunque, leggiamo i commenti, perché questo è un commento tra l'ironia, io li leggo, tu poi magari li Va commenti. bene, va Questo è bene. un commento tra l'ironia, l'amareggiatitudine, Amareggiatudine. quella lì, e un po' il rodimento Ci sta. che ci scrive: fate bene a prenderci per il culo. Punto. Questo è il Solo secondo. questo ha detto. Questo, sì. Vabbè, immagino che Era comunque molto amareggiato, dopo il sette commento è dopo finali. 2 minuti, quindi. Poi c'è anche Daniele, un altro juventino. Penso, immagino, ci scrive: Juve pessima, sconfitta meritata. Ci posso stare, però Un tempo è un tempo, Però so. pessima Pessima per quello che esagerato, perché il primo tempo la Juve ha giocato, è pessima insieme per il come secondo tempo. risultato, pessima Esatto. per come è arrivato il risultato, però per partita non è pessima. Restando sugli Juventini, Manuel ci scrive: questa coppa non è la nostra, mettiamoci l'anima in pace. Per terminare comunque su. Pessimismo, cioè questo è troppo pessimismo, però ci sta, Ah, da un è punto di avviato. vista, secondo me, alla Juve manca l'umiltà una volta che arriva in finale. È abituato a vincere in Italia, arrivi in finale di Champions League dopo un gran cammino e la maggior parte delle volte che la Juve ha perso, per esperienza, statistica alla mano, ha perso la favorita. Quindi è mancata forse quell'umiltà, Ma quella secondo me, testa. io dico un'altra delle mie, Sì. secondo me manca la valutazione corretta dei giocatori, perché noi ci facciamo molto condizionare TV e giornali e quindi Dybala fa due gol contro il Barcellona e subito partono i commenti Dybala è meglio di Messi. Sentiamo Sconcerti che dice che Cristiano Ronaldo farebbe la panchina con la Juventus e queste sono cose che fanno male comunque all'ambiente perché quando la Juventus va a affrontare il Real si sente addirittura superiore quando in realtà come giocatori presi singolarmente, come Sì. Comunque, rosa, non sei superiore. allora, siamo passati dai commenti di Juventini a commenti un po' cioè, diversi, no? Poi io e te siamo romanisti, quindi ti cito una citazione per l'appunto, che purtroppo dopo il mojito, questo è l'effetto. Giusto. Quindi Flavio ci scrive: io la citazione non ti devo dire, devi indovinarla tu. Stanno godendo come ricci. Questo è Claudio Ranieri. Subito l'ha Ci presa. stava alquanto, perché comunque noi romanisti diciamo siamo un po' antagonisti della Juve. E poi, per essere coerente, Giusto. Gianmarco ci scrive: ma sti cazzi delle squadre italiane alla Madrid. Purtroppo ragazzi ci deve stare. Vincete, È avete vinto sfottò, è 6 sfottò. scudetti di seguito. Voi potete pensare che noi lo sichiamo, prendetela come volete, però ci sta. Lo sfottò nel calcio Certo. è fondamentale. Comunque, Rudy, allora, è mezzanotte. Noi stiamo registrando da quasi mezz'ora. Abbiamo detto la nostra, abbiamo letto i commenti, direi che possiamo anche finirla qui, no? Assolutamente, Quindi comunque. io farei comunque un nuovo in bocca al lupo a Rudy Zlatan che sta partendo. Cioè, in questo momento voi vedete lui sta partendo, mentre parte a Goodbye. fine mese, è andato a trovare Fiumicino, tutti quanti andiamo a fare raduno. A proposito, ragazzi, lo diciamo ufficialmente, prima che Rudy parte dobbiamo fare un raduno tutti insieme, quindi se ci siete commentate qui sotto, io c'è, quindi già due hashtag, anzi tre. Allora, Capirai, i Juventini vengono. il primo hashtag è buon viaggio Rudy, il secondo hashtag soprattutto dei Juventini è, com'era, Alla Isis Madrid, fallo adesso. fuori. Il terzo, io ci sto per il raduno. Lasciate like se siete d'accordo, pure se non siete d'accordo, lasciate like nel dubbio. Poi magari qui Fateci sapere sotto, la esatto, qui vostra. sotto nei commenti, fateci sapere la vostra, anche se Rudy in realtà non frega nulla, cioè nel No, lo senso leggerò. non leggerà. Poi Cioè, magari, anche gli insulti leggerò. soprattutto gli insulti, lui ci gode, ho fatto questo video per gli insulti. Assolutamente. Devo dire una cosa Vai, importante: prego. se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al suo canale. No! Oh, No, ragazzi. ragazzi, al suo perché io non faccio più video. Oh, l'ha detto ufficialmente, quindi in questo momento è tutti tristi, sta facendo però un pompino. No, che siamo in modalità restrittiva. Quindi, noi ci becchiamo con i prossimi video. Non vi prometto nulla, ma forse domenica c'è un video speciale. Non ve lo spoilerò perché poi magari non esce. Un bacione, vai a chiudere. Cammina, Un bacione veloce. alla mamma, Veloce, California veloce. Ciao, e regà! viva la lasagna! Frate, che succede domani? Io che cazzo ne so? In paranoia per ogni sorriso falso che do. Sta gente che mi guarda e mi dà le pacche da un po'. Non sanno che li farei sparire nelle acque del Po. Pensi che non lo so? Che mi vorresti in rovina? Mi metto l'anima in pace, che niente più come.